Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Allora, oggi vorrei girare il video, anzi girerò il video delle letture di settembre, perché il mese è appena finito, anche se non so quando lo pubblicherò questo video. In ogni caso il mese è appena finito, quindi mi sembra il caso di parlarvene, anche perché sarà un video molto breve, avendo io letto soltanto 2 libri a settembre. Vabbè, cominciamo. Come sapete, avevo in lettura dalla fine di agosto e tra la fine di agosto e inizio di settembre Le quattro casalinghe di Tokyo, che ho interrotto, come avevo detto nel precedente video di letture, 2 volte, una per leggere Abbiamo sempre vissuto nel castello e l'altra per leggere un altro libro. Ecco qua, il libro che ho letto i primi di settembre è stato Io prima di te, di Jojo Oyoyo Moyes. Ho letto questo libro perché volevo assolutamente conoscere la storia prima di andare a vederla al cinema. Ero incuriosita perché molti di voi mi avevano scritto dicendomi che meritava davvero, che non dovevo snobbare un libro così, perché era un po' un'eccezione rispetto a tutti quelli che fanno grande successo e che di solito sono un po' mediocri. Questo meritava, e quindi ho detto seguiamo il consiglio e leggiamolo. Fatto sta che l'ho letto veramente in 3 giorni, l'ho divorato perché mi è piaciuto davvero tanto, quindi avevate ragione, grazie per il consiglio. Allora, io volevo fare anche un libro versus film, ma non lo faccio perché presumo che una marea di persone abbiano fatto questo tipo di video, hanno parlato del libro, del film, insomma, chi vuole può trovare qualcosa del genere, quindi vi parlo solo di quello che, penso io. Prima di tutto c'è da dire che, vabbè, la storia, per chi non la conoscesse, comunque c'è questo ragazzo che è tetraplegico, a causa di un incidente, insomma, è impossibilitato a muoversi dal collo in giù, a parte una parziale mobilità di una mano, quindi è sulla sedia a rotelle, elettrica, che lui riesce a muovere comunque con la mano, e poi se non sta a letto, ecco. È un uomo giovane, molto abituato ad una vita quasi folle, molto frenetica, molto, come dire, carica di avventure, che quindi si ritrova improvvisamente a dover sconvolgere la sua vita per dover stare fermo a letto. La protagonista è una ragazza che trova lavoro, appunto viene assunta dai familiari di lei per assistere questo ragazzo per 6 mesi. Ben presto lei scoprirà che il ragazzo aveva provato ad uccidersi e suicidarsi, i genitori l'avevano quindi fatto ricoverare e l'avevano fatto curare. Allora lui gli aveva detto: io voglio morire, voglio andare a questa Dignitas, che è una clinica in Svizzera che pratica diciamo il suicidio assistito. Quindi lui gli dice: io vi do 6 mesi di tempo, ci do 6 mesi di tempo per appunto stare insieme, io vi prometto che voi potrete non stare sempre preoccupati perché io non cercherò di uccidermi durante questi 6 mesi, ma una volta trascorsi 6 mesi voglio andare lì. I genitori, pur di non vivere con la preoccupazione perenne, minuto per minuto, che lui potesse trovare un'altra maniera per suicidarsi, decidono di accettare, ma in realtà sotto sotto, insomma, sperano che la ragazza che hanno assunto, appunto la protagonista, questa Luisa, riesca a convincerlo che la vita merita di essere vissuta anche se non ci si può muovere. Praticamente il sunto è questo, insomma, della trama. Allora, io ho trovato un libro veramente bello, lo so che magari non è un libro appunto di alta letteratura, ma l'ho veramente letto con piacere, scritto bene, molto rapido, molto, molto intenso. Mi sono piaciuti i personaggi, non tutti mi sono piaciuti in realtà, mi sono piaciuti i genitori di lui, mi sono piaciuti i genitori di lei, mi è piaciuta anche soprattutto la sorella di lei, della protagonista, che è questa Trina, che ha un carattere molto particolare, una bella personalità, descritta bene. Mi è piaciuto il rapporto tra le due sorelle, un rapporto che non è necessariamente di eterno amore, non è necessariamente di eterno odio, quindi non è molto realistico, ecco, si può trovare sgradevoli o intolleranti, insomma, alcuni comportamenti di una sorella, si può essere gelosi della stessa sorella perché si pensa che i genitori si comportino in maniera diversa tra l'una e l'altra, ma allo stesso tempo si può anche voler tanto bene a questa sorella, volersi confidare, voler
diciamo, cercare anche il consiglio dell'altra in caso in cui appunto non sappiamo come comportarci, quindi molto molto carino. Mi è piaciuto il personaggio di lei, lei è veramente particolare, non è la classica ragazza bella ma che non lo sa, nel senso che non è una... è una ragazza che per certi versi mi assomiglia, quasi senza amici, nel senso che è una molto selettiva, ha sempre fatto il suo lavoro, si è sempre comportata in maniera corretta, non è una ragazza a cui piace evidentemente andare a ballare o uscire a fare tardi la sera, eccetera. È una ragazza che come comportamento, ecco, mi assomiglia, molto allegra, molto vivace, con delle battute a volte fuori luogo, e poi questo strano modo di vestire che l'ha resa, gli ha dato quel particolare in più che l'ha resa un po' particolare, un po', diciamo, unica nel suo genere. E nel film è resa anche molto bene lei. Il personaggio di lui mi è piaciuto un po' meno perché secondo me è un po' stereotipato, nel senso che è super bello, aveva una vita super avventurosa, stava con una super modella ed è oltre ad essere bello e ricchissimo, è anche intenditore di vini, amante, che ne so, della buona cucina, amante della buona musica, della musica classica, dei film d'autore, dei film con i sottotitoli. Ecco, un po' troppo perfetto. Diamogli qualche difetto anche a lui, perché sì, abbiamo il difetto che è un po' scontroso, ma chi non sarebbe scontroso dopo un incidente del genere? Mi è sembrato, ecco, un po' evidentemente troppo perfetto, quasi per aggravare il fatto che lui, una persona così splendida, si fosse ritrovato a dover vivere a casa 24 ore su 24, costretto insomma fuori dal mondo. Quindi questa è la cosa che mi è piaciuta un po' meno. E poi ovviamente il tema trattato, quello del suicidio assistito, è secondo me trattato meravigliosamente bene, e nel film invece è trattato in modo molto più superficiale. O meglio, alla fine del film tendenzialmente abbiamo un'opinione ben precisa, mentre invece il libro ti fa un po' titubare, ecco, nel senso che il libro ti mette davanti tutti i punti di vista, il punto di vista della ragazza che lo assiste, che vorrebbe fargli capire che la vita merita di essere vissuta, il punto di vista del ragazzo, che non è soltanto una questione di voler fare bungee jumping, è proprio una questione di rapporti umani. Lui non può sopportare gli sguardi delle persone, che quelli ci saranno tutta la vita, per tutta la vita, ovunque andrà le persone lo guarderanno, non può sopportare per esempio di non poter abbracciare la ragazza che ama, di non poter fare l'amore con lei, eccetera. I punti di vista dei genitori, che possono essere magari ci si può trovare d'accordo oppure no, questo chiaramente è relativo, però insomma i punti di vista dei genitori sono espressi molto bene, i loro dubbi, le loro perplessità, il fatto di accettare una cosa atroce ma con la speranza sempre in fondo al cuore che lui cambi idea, e oltretutto è spiegato anche molto bene la parte secondo me medica, quindi tutte le difficoltà che un uomo con una malattia del genere ha per fare qualunque cosa, insomma, non per fare materialmente, proprio per vivere, il fatto che debba avere un catetere, che deve essere cambiato, e lui non ha lo stesso sistema immunitario, quindi si ammala molto prima, e delle crisi, e all'ospedale, insomma, fa vedere anche le difficoltà pratiche che si devono affrontare quando si ha a che fare con una persona con questo tipo di malattia. Quindi mi è veramente, veramente piaciuto molto, nonostante io non sia assolutamente d'accordo con il suicidio assistito, però questo chiaramente è una mia opinione, io non permetterei mai in quella situazione specifica, ecco, se mi trovassi ad avere una persona a me cara o fossi io stessa in quella specifica situazione, io non approverei una cosa del genere, ma questa è ovviamente una mia opinione. Ecco perché ho apprezzato il libro, perché non mi ha portata a pensare categoricamente in una maniera, cioè ha davvero messo davanti tutto lo spettro delle motivazioni che ci possono stare dietro, sui comportamenti, dietro i comportamenti appunto dei personaggi, e ogni lettore può trarre una conclusione diversa. Addirittura è possibile anche che alcuni trovino il finale del libro positivo ed altri invece negativo, quindi questo l'ho apprezzato molto. Basta, non parlerò più di questo libro. Mi è piaciuto anche il film, è reso bene, chiaramente si perdono tanti particolari, quindi dato che questo è un libro che hanno letto anche persone che leggono poco, vi garantisco che davvero vi entusiasmerà e vi coinvolgerà tantissimo, quindi leggetelo, molto bello. E poi il secondo libro che ho letto a settembre, che finalmente sono riuscita a concludere, è stato Le quattro casalinghe di Tokyo di Natsuo Kirino. Ho letto alcuni commenti su questo libro che esprimevano un grande
appoggio, ecco, a questo libro, nel senso, molti hanno detto: ah, bellissimo, super intrigante, mi ha davvero coinvolta, magari c'è una parte centrale un po' più noiosa, però insomma il finale mi è piaciuto, eccetera. E per io purtroppo non mi trovo d'accordo, mi trovo d'accordo con le voci isolate che invece hanno espresso pareri negativi. Le quattro casalinghe di Tokyo praticamente sono quattro donne che sì, sono casalinghe, ma lavorano insieme il turno di notte in una fabbrica che compone colazioni preconfezionate, ecco, che confeziona appunto queste colazioni che vengono poi distribuite ai vari supermercati. E praticamente una delle quattro donne, queste donne non sono nemmeno più di tanto amiche, ecco, si trovano un po' coinvolte perché una di loro uccide il marito che l'ha picchiato e ha sperperato tutti i risparmi al gioco, quindi lei uccide il proprio marito, chiede aiuto ad un'altra per appunto liberarsi del corpo e per in un modo o in un altro, insomma, ci sono degli eventi che fanno in modo che anche altre due donne vengano coinvolte, quindi queste quattro si trovano coinvolte nello spezzettamento e diciamo smistamento in giro per la città di un corpo umano, del corpo di quest'uomo. Chiaramente, insomma, poi ci sono una serie di eventi che si susseguono perché il corpo viene ritrovato, quindi la casalinga assassina deve fare la parte di colei che è disperata perché non sa dove è suo marito e poi ha scoperto che appunto è stato ucciso da qualcuno. Ci sono altri personaggi che entrano in gioco perché c'è un signore che viene accusato dell'omicidio e che invece decide di, una volta che è stato scagionato, decide di investigare da solo per capire chi possa essere dietro a questo assassinio, eccetera. Insomma, è un po' intrigata la trama. Comunque, fatto sta che da questo omicidio poi si scatena una serie di eventi che porteranno le quattro donne a incontrarsi di nuovo e che metteranno in gioco anche altri personaggi. Non mi è piaciuto, mi dispiace perché me l'aveva regalato la mia mamma, ero convinta fosse carino. Oltretutto Neri Pozza di solito non delude, quindi non mi è piaciuto tanto perché, nonostante siamo veramente immersi all'interno della cultura giapponese, questo mi è piaciuto tantissimo, è la cosa più bella, perché comunque siamo proprio, fa capire come vivono le famiglie medie, quali sono le abitudini, come sono fatte le case, eccetera. Il resto, la storia mi ha un po' annoiata, era molto lunga, ogni passaggio è molto dettagliato, quindi non andava mai avanti. Non mi piacevano i dialoghi, perché mi sembravano veramente, come posso dire, ingenui, nel senso che sembrava che lo scrittore sapesse, o la scrittrice, perché credo, non sono sicura che se sia un uomo o una donna, comunque la scrittrice sembrava che sapesse benissimo descrivere le parti appunto narrative, ma nei dialoghi, facendo dei dialoghi, non lo so, sembrano scritti da qualcun altro, cioè pieni di informazioni superficiali tanto per farle conoscere al lettore, dialoghi poco realistici, poco veritieri. Quelli non mi sono piaciuti per niente. E poi il comportamento di alcuni personaggi, cioè per farsi convincere a fare delle cose assurde ci volevano due parole, bastava un minimo ricatto, insomma poco veritiero, tanto un po' forzato per far andare avanti la trama. Non voleva perdere tempo nel cercare di rendere i turbamenti umani che ci possono essere all'interno di una persona che improvvisamente si trova a dover compiere una cosa tanto tragica come spezzettare un corpo umano e buttarlo via, e quindi è come, ecco, appunto, se non voleva perdere tempo a descriverlo in maniera accurata e quindi bastavano due parole e l'altra persona si convinceva. Oltretutto personaggi che cambiano idea repentinamente senza un motivo, e poi il finale vorrei potervelo raccontare perché è veramente assurdo, squallido, porno, un po' splatter, veramente brutto, non mi è piaciuto per niente, cioè non lo so, è proprio insensato, spinto, non mi è piaciuto, basta. La storia mi ha veramente coinvolta poco e l'ho letto con grande fatica, quindi no. Ok ragazzi, il video finisce qui, oggi è molto breve, vi ho parlato un po' di più dei due libri, però non ho letto altro. Settembre è stato un mese molto impegnativo, ho lavorato tanto e poi io personalmente ho avuto un momento di un po' di crisi, diciamo, quindi ero svogliata, non avevo tanta voglia di leggere, ero sempre stanca, sempre di malumore,
quindi ho lasciato perdere, non mi sono voluta forzare e quindi per ora ho letto questo, ecco. E niente, io vi ricordo come sempre che tutti i miei link sono sotto, seguitemi su Snapchat, sono martinabelli17 e su Instagram e sono Martina Tazza. Mi sembra Martina Tazza o Martitazza, comunque lo lascio sotto. E niente, noi ci vediamo ovviamente la prossima settimana con un altro video. Ciao!